Buon lunedì in gol, ben ritrovati, l'appuntamento col calcio dilettanti raccontato come sempre con le immagini. Ci sono pochi gol, 27 questa sera da mostrarvi, però gol pesanti, gol che costano ad esempio un esonero, perché questa è la notizia di giornata nel mondo del calcio dilettantistico. Esonerato Massimiliano Giatti dal Cernis Muzzane dopo la sconfitta col Flaibano. Ne parleremo con una lunga intervista anche a Vincenzo Zanuta, il presidente, che racconta proprio il suo stato d'animo per questo momento brutto, bruttissimo della sua squadra. Ma andiamo con ordine, andiamo con i momenti belli, ad esempio vissuti a Rivignano, perché il Rivignano batte la Manzanese, da squadra che doveva essere materasso, è una squadra che sta facendo punti pesanti, ha potuto festeggiare anche con la sua fiera dei Santi. Ieri Telefriuli ha iniziato la sua giornata proprio lì con la fiera in diretta del campanile. C'eravamo anche noi, e così questa giornata dedicata appunto alla festività dei Santi trova i protagonisti che hanno in seno questa festa. Il Rivignano come paese, come comune, e un giocatore invece che di nome fa proprio Sant ed è decisivo per Sepulcri. Il post che trovate sulla pagina Facebook di Tutto Campo apre il nostro lunedì in gol. Vai oggi pomeriggio, che partita segui? Beh, oggi pomeriggio vorrei tanto restare qua perché gioca il Rivignano, no? Anche perché vorrei restare proprio qua, perché guarda che festa fantastica che c'è, questa è bellissima, è una via che vive di... veramente rivive quando c'è questa fiera dei Santi. Fornasiere dov'è? Arriva il fischio ora di Burella, crediamo che metterà in mezzo il giocatore Zorzut, che va alla battuta in questo momento lunga verso Bardini. Buono il controllo, rientra sul sinistro, poi il tiro di Stabile e c'è la rete, il vantaggio della Juventina al 13° minuto. Stabile, anche se forse c'è stata una deviazione sotto porta di Sante. E insomma, giornata di festa, dicevamo, per il Rivignano dell'ex Tomada, dell'ex Manzanese Tomada, e poi per la Juventina targata Santa appunto di Sepulcri. Parleremo di questo, parleremo e vedremo tante immagini. Prima però cominciamo dalla prima categoria, Girone A. Risultati e classifiche, con l'aiuto della regia andiamo pure in grafica, vi riepiloghiamo tutto con i risultati e poi l'analisi tramite la rassegna stampa. Questa prima parte dedicata appunto ai tre gironi, alle tre schermate. Vedete Ceolini Valvasone 1-1, Corva Camino 2-1, Gravis Valenoncello 2-1, 2-2 tra Palazzone e San Quirino, 1-0 vittoria del Codroipo col Barbeano, 2-0 del Rorai sul Rauscedo, 1-0 tra Vaionte, Teor e Valeriano Maniago, 1-0 la classifica della prima categoria. Girone A vede in testa il Viviano Rosselo, che perde però la sua prima gara in campionato, 21 punti. Poi segue il Camino a 16, Maniago a 15, zona playoff per Rorai, Vaionte 13 punti, parte destra della classifica, vedete a 8 Palazzolo, Codroipo e Barbeano, Ceolini 6, Valenoncello chiude con 5 punti. In rassegna stampa per quanto riguarda la prima categoria Girone A ci soffermiamo proprio Gazzettino sulla sconfitta del Vivai Rosselo, perché è l'Union che ferma la corsa vivaista, sfreddo e poi l'autogol di Attuis per la vittoria dell'Union Rorai. Passiamo in prima categoria Girone B, vedremo anche immagini per quanto riguarda questa schermata. Guardiamo intanto i risultati, la partita che vedrete questa settimana, le prime immagini arrivano da Ragonia. Prima però appunto eccoci qua con tutto il quadro completo: Rive batte Ancona 2-0, Buiese 1-1 con la Tarcentina sabato, Diana batte la Risanese 1-0, Faugli Smartignacco 1-1, Lavarian Mortean batte Ragonia in trasferta 2-1, Riviera Azzurra 1-0, Bearzi batte Santa Maria 2-1, Torrenese Reanese 2-1 per una classifica in prima categoria Girone B che vede la Risanese agganciata dalla Diana in testa, 16 punti, Rive 15, zona playoff per Faugli 14, Tarcentina e Buiese 13, parte destra, in fondo ci sono il gruppo a 9, poi Ancona 8, Bearzi 7, Reanese 5, ultima l'Azzurra con 3 punti. Sempre rassegna stampa,
come in prima A si ferma la corsa del Vivai, in prima B quella della Risanese. Sconfitta pesante perché un rigore e il Diana aggancia la Risanese, perché appunto c'è l'aggancio in classifica, decide il rigore siglato da Kersicola. Noi chiudiamo la raffica di risultati e schermate con la prima categoria, girone C, e poi si parte con le immagini. Ecco, pronti allora con la grafica riepilogativa del girone C di prima: Aquileia Pro Romance 3-1, Breg Mladost 1-0, Cormonese Isontina 0-0, Turiacco Isonzo 2-0, Domio Batte Gradese 1-0, Porpetto sconfitto dal capolista Zaria 1-0, Pro Gorizia Mariano 1-1, Sovodni è terzo, vince il terzo 2-1. Classifica in testa nel girone C di prima categoria, a questo punto c'è Pro Gorizia, 16 punti con il terzo, ex capolista Zaria, scusate avevo sbagliato, in testa Gorizia è terzo, Zaria 15, Domio e Isontina 14 in zona playoff, a destra a 8 Pro Romanze e Sovodne, Mladost e Mariano 7, Porpetto 5 punti. In rassegna stampa con il piccolo, sottolineiamo il derby sloveno, quello tra Mladost e Breg, il titolo è Martini regala il derby sloveno appunto al Breg, la rete di Martini decisiva. Immagini, la partita ce la racconta Simone Fornasiere, Ragogna, Lavarian, Mortean. L'anticipo del sabato sera tra Ragogna e Lavarian Mortean è la partita, si gioca per il girone B. Ragogna lo vedete in completo bianco, Lavarian in completo nero, va subito vicino al gol il Ragogna, il colpo di testa, ma Stanivuk si supera e mette fuori ancora Ragogna in avanti, primo tempo decisamente meglio per la squadra bianco-rossa, il tiro di Garlatti para ancora Stanivuk che mette in calcio d'angolo, poi Anastasia prova a fare tutto da solo sulla sinistra, ma il portiere è davvero insuperabile della Varian Mortean, respinge la conclusione Ragogna più intraprendente, l'abbiamo detto nel primo tempo, il destro a giro di Gerometta fuori di poco, la Varian Mortean che dall'altra parte si fa vedere solo con questo colpo di testa di Reniero che non impensierisce però temporale, e così arriva il vantaggio del Ragogna. Anastasia mette giù la palla, poi con il destro scarica questa botta che fa secca Stanevu, che è il vantaggio della Ragogna, un vantaggio come detto meritato che arriva quasi sul finire del primo tempo. Lo rivediamo, il controllo, il destro che non lascia scampo al portiere del Lavarian Mortean, nella ripresa però sarà tutta altra squadra quella in maglia nera, e dopo nemmeno un minuto Reniero prova già a far paura temporale con questo sinistro che si perde fuori di pochissimo, ma è immediato il vantaggio. Matteo Vicario svetta nell'area piccola, anticipa tutti, temporale compreso, e firma il pareggio, poi chiama tutti i suoi compagni nei pressi della bandierina per esultare. Lo rivediamo, il calcio di punizione, l'assist perfetto di Mirasci, è altrettanto perfetto lo stacco di Matteo Vicario che insacca il pareggio forse meritato. Il Ragogna avrebbe subito l'occasione per tornare a vantaggio, Anastasia evita anche Stanevuk, poi il suo sinistro è sull'esterno della rete, pericolo scampato, pericolo che invece Reniero porta e finalizza dall'altra parte, il suo diagonale in corsa, una rete molto bella, molto preciso il suo sinistro. Andiamo ora a rivederlo, guardate, anticipa tutti, anticipa e beffa così anche temporale, è il vantaggio della Varian Mortean che ribalta il risultato. Ci prova Bozzetto su punizione deviata dalla barriera in calcio d'angolo, sulla conseguente battuta dal calcio d'angolo non arriva per un soffio all'appuntamento con il gol Garlatti che non colpisce, poi nel finale c'è il salvataggio sulla linea da parte di Matteo Vicario che evita il pareggio, finisce così, fa festa il Lavarian Mortean, cade il Ragogna in casa, 3 punti d'oro per la squadra ospite in trasferta. Prima di andare in pubblicità entriamo subito in promozione girone A, andiamo subito a riepilogare quello che è successo in questa 8ª giornata di campionato nel girone A di promozione. Questo è il quadro completo: l'Aurora con il 6° Bagnarola vince 2-0, Brian Porcia vince il Porcia 1-0, Fiume Prata 1-1, 2-2 tra Casarsa e Pasiano, Fulgor batte Flumignano 4-1, Pravi Sfagania 2-2, 0-0 tra Spal Cordovado Bannia e Torre Lignano. La classifica vede in testa ancora il Lignano, squadra che si conferma solida anche dopo lo scontro diretto col Torre 18, Torre 16, Fulgor gran bella sorpresa
la neopromossa a 15 punti col Casarsa, Porcia che si va a riprendere la zona playoff a 14. Zona rossa, Fiume Veneto Bannia e Brian 8, Fagagna 6, Bannia 5, il Flumignano è ancora irrimediabilmente fermo ad un punto. Messaggero Veneto, l'Aurora, restando in tema promozione girone A e di vittorie importanti, è quella dell'Aurora perché finalmente riesce nell'impresa di vincere in casa, vince con il sesto Bagnarola. Aurora sesto, il servizio, e poi ci ritroviamo dopo la pubblicità con altre immagini di questo girone. Con le immagini di Giuliano Cosmar andiamo a vedere la prima vittoria interna dell'Aurora della stagione. Batte con un 2-0 netto il sesto Bagnarola, decideranno già nel primo tempo le reti di Passon e di Puddu, che andremo a vedere tra poco. Puddu che giocherà con un turbante fin dall'inizio praticamente, lo vediamo qui, svetta in area, però si salva la difesa del sesto Bagnarola, difesa del sesto Bagnarola che subito dopo invece nulla può, quando proprio il numero 9 viaggia sulla corsia di destra, mette in mezzo, arriva Passon e deve spingerla solo in rete, così fa, per il vantaggio dell'Aurora. Aurora dunque che trova immediatamente il vantaggio, un sesto Bagnarola che fa fatica dalla parte opposta, non va oltre questo sinistro sbilenco di Rizzo che non impensierisce Cicuttini. Dalla parte opposta ancora Puddu in avanti, ancora Puddu, vuole fare tutto da solo, rientra sul destro, lo scarica in porta e il raddoppio, nulla può su questo tiro Gaiardo, lo rivediamo, rientra Puddu, poi lascia partire il destro preciso che va ad infilarsi nell'angolino basso per il 2-0 dell'Aurora. Poi Lodolo decide anche lui di voler mettere il suo timbro sul tabellino dei marcatori, il suo destro a giro però è alto, si perde sopra la traversa nella ripresa, subito Aurora in avanti sull'out di sinistra, Marcuzzi viene servito, prova a correre, prova il diagonale, Gaiardo si salva in calcio d'angolo deviando fuori la palla, poi entra Menazzi nel sesto Bagnarola, lancia lui il contropiede, serve Rizzo, il cui sinistro è bloccato, deviato in calcio d'angolo da Cicuttini, ancora Puddu si invola sull'out di destra, arriva quasi sul fondo, il suo tiro cross non trova alcun compagno però a deviare in rete la palla, poi alza questo campanile Passon per Marcuzzi, ancora il sinistro, si blocca a terra Gaiardo, non impensierisce dall'altra parte, Cicuttini, grande la sua respinta sul colpo di testa di Terrida e poi si salva ancora guardando la palla che esce, finisce così. Continuiamo con la promozione girone A in attesa di fare il punto con Simone Fornasieri e i suoi promossi e bocciati. Noi analizziamo un po' quello che è successo, ad esempio diciamo che il Brian non riesce a trovare una logica ancora ad alta classifica, anzi perde col Porcia che invece trova logiche ad alta classifica. Piccolo passo del Pravis Domini guidato da Andreolla, ma ancora troppo poco, 2-2 con il Fagagna, altra squadra che insomma non riesce a fare benissimo, i rossoneri non stanno bene. E questo è un po' il blocco delle squadre in difficoltà con una che emerge, il Porcia. E vediamo Pravis Fagagna e Brian Porcia, servizi. Ringraziamo Valentina Visnadi per le riprese di Pravis Domini Pro Fagagna, una partita iniziata nel migliore dei modi per i padroni di casa che, grazie a questa magia su punizione del solito Andreolla, sono andati in vantaggio all'ottavo minuto del primo tempo e hanno poi controllato il risultato lungo tutta la prima frazione, andando però in affanno all'inizio del secondo tempo, quando nel giro di due minuti si sono fatti sorpassare così dalla Pro. Prima con questo gol di Basso, davvero abile a trovare un perfetto pallonetto in corsa su Zanucco, e in seguito, su suggerimento dello stesso Basso, il gol del momentaneo 2-1 grazie a questo colpo di testa di Ermacora che Zanucco riesce a toccare ma senza impedire che la sfera termini in rete. I ragazzi di Rorato tuttavia spingono alla ricerca del pareggio dopo aver sprecato una buonissima occasione con Plana, riescono comunque a riagguantare la parità al 33esimo quando dopo un primo fallo al limite dell'area su Attà i difensori del Fagagna si lasciano sfuggire Andreolla e sono costretti a un fallo indiscutibilmente da rigore. Si incarica della battuta lo stesso numero 10 Arancio Blu che spiazza Montagnese ristabilendo la parità sul 2-2, risultato che resterà tale anche grazie all'errore poco dopo di Basso che manda poco sopra la traversa l'ultima chance di vittoria per i suoi.
Le immagini di Mario Benedetti a testimoniare la vittoria esterna del Porcia a Precenico in casa di Umbrian, che continua a deludere. Subito l'ex Sirigu a farsi pericoloso, il suo colpo di testa e la palla termina sul palo. Molti i cross dalla sinistra, molti i pericoli creati dal Brian. Questa volta rischia l'autorete Belferza, ma si salva ancora il portiere Zarotti. Si continua a giocare sull'out di sinistra. Traoré mette in mezzo l'ennesimo pallone, il pallone lungo sul secondo palo, la devia come Pozzarotti, che poi si supera ancora una volta su Salgar. Grande parata del portiere, poi ci prova nuovamente il Brian con Sirigu che arriva al cross, la battuta al volo di Salgar, fuori di pochissimo, graziato ancora il Porcia, poi calcio di punizione, la palla che si infrange sulla barriera, arriva sul destro di Bourdin che tira, trova una deviazione e c'è la rete, rete che però non viene convalidata, probabilmente una posizione di fuorigioco, deviazione che aveva battuto Zarotti per il vantaggio del Brian. Tutto da rifare però nella ripresa, ancora Sirigu, l'ex prova a fare tutto da solo, va al tiro d'esterno, fuori la sua conclusione di poco. Dall'altra parte il Porcia in avanti, Porcia in maglia arancione, trova la parata Lavaroni, poi ancora il Brian, un susseguirsi di azioni, il cross dalla destra, il colpo di testa di Isteri, gol però anche in questo caso annullato, forse c'è un fallo, vedete che cade a terra anche il difensore del Porcia, annulla Canci di Tolmezzo, invece non viene annullato il gol che deciderà il match. Questo tiro da lontanissimo di Gaiarin, non ci arriva Lavaroni, è il vantaggio del Porcia, è il gol che vale i tre punti, lo rivediamo, il sinistro da lontano che forse sorprende Lavaroni che si distende in tuffo ma non riesce a controllare, a deviare il pallone. È la rete che regala al Porcia i tre punti. Restando la promozione girone A, il Gazzettino dice: le prime rallentano, le regine rallentano il passo, anche perché hanno pareggiato le più grandi al momento del girone, oltre al pareggio del Casarsa. Stiamo parlando dello 0-0 tra Torre e Lignano, che andiamo a rivedere. Il Lignano di mister Zecchinel supera anche la prova Torre e porta a casa un punto prezioso per continuare ad essere protagonista nel girone A di promozione. Nel primo tempo è davvero superiore la presenza sul campo di questo Lignano, che crea di più e meriterebbe il vantaggio. Trova di fronte un grande Pantarotto, subito a deviare la conclusione di Cusin, ma poi ancora De Zorzi in questo caso ad anticipare Araboni sulla pressione del Lignano, che potrebbe trovare il vantaggio con questa girata di Durmisi, ma come detto c'è un decisivo Pantarotto, grande parata, grande riflesso, la toglie dalla rete con i complimenti di De Zorzi. Finisce il primo tempo con poche occasioni e con lo 0-0 il Lignano vicinissimo all'1-0. Nella ripresa sale un po' la squadra di Giordano, qua Alvaro mette al centro, allontana la difesa del Lignano, il Lignano ci prova da fermo, nessuno raggiunge questo spiovente, mentre De Zorzi dall'altra parte va vicinissimo al gol della vittoria. Pallone fuori di un soffio, reazione del Lignano, Araboni da fuori non trova lo specchio della porta, poi occasione buona per Paolini ma sbaglia. La partita non regala emozioni, mentre in tribuna non certo bei momenti, si arriva perfino alle mani a causa di qualche parola di troppo dei tifosi locali non legati allo svolgimento della partita. Ma andiamo oltre queste immagini non certo belle da proporre, ma che mostriamo per dovere di cronaca. Sul finale avrebbe le occasioni il Torre per trovare il gol vittoria, ma non è così. Finisce 0-0 lo scontro al vertice. Promozione girone B, risultati e classifica dopo l'ottava giornata. Pronti per analizzare anche questo girone con i risultati innanzitutto, il 2-2 tra Oltre Cervignano, primo Rez Valantisone, vittoria della Val per 1-0, vince anche la Juventina in trasferta 1-0 con il Ronchi, stesso risultato a San Luigi del San Giovanni 1-0, Costalunga batte San Giorgina 3-1, vincono tutti in trasferta, vince anche il Gonars 3-0 con Sevegliano, Trieste Calcio batte Sistiana 2-0, 1-1 tra Zaule e Sant'Andrea. Classifica della promozione girone B, quindi in testa ancora San Luigi a
quota 18, seguono Gonars Juventina e Costalunga 16 punti, poi ci sono Trieste e San Giovanni 15 che prendono quota in zona playout, ci sono Sant'Andrea e Sistiana 8, Primorez 7, Ronchi 5 e Sevegliano ancora fermo con 3 punti. In alto in classifica quindi continua anche il gran momento del Gonars, ha battuto nel derby udinese il Sevegliano 3-0, questo derby friulano, vittoria netta, i gol li state vedendo, apre l'ex Martellossi, bellissimo il suo sinistro, imprendibile per il portiere, poi troppi buchi dietro per il Sevegliano di Orlando, centrano e fanno male, prima Cimigotto e poi Pines Scarel e vince. Quindi il Gonars 3-0 che è lì tra le grandi ad un passo dal San Luigi, perché il San Luigi è caduto, scivolone San Luigi, Barbagallo lo punisce, questo è il titolo del piccolo. E noi allora vediamo questo successo del San Giovanni, importante in promozione Girone B, immagini, servizio e poi ci ritroviamo nella seconda parte per vedere vittorie della Costalunga, del Trieste, della Juventina, le altre grandi del girone. Grazie alle immagini di Rossella Apollonio è il giorno dei Santi, è il derby a Trieste tra Santi, alla fine Giovanni batterà Luigi, è una vittoria importante quella del San Giovanni in casa della capolista San Luigi, una rete che arriverà subito, nemmeno due minuti, Barbagallo rientra sul destro e batte Furlan che nulla può, esultano tutti i giocatori del San Giovanni, andiamo a rivederlo. Controlla perfettamente, troppo solo però, in mezzo all'area Barbagallo evita l'intervento di Peric e batte Furlan. San Giovanni che ci crede, avrebbe subito l'opportunità, il diagonale questa volta, non piega le mani a Furlan che riesce a deviare, poi è monologo del San Luigi, il colpo di testa subito di Tentindo. Alto sopra la traversa, fioccheranno le occasioni, il destro dentro l'area, controlla Donno senza difficoltà a terra, poi il destro improvviso del San Giovanni con Catera, fuori di pochissimo la palla, poi è ancora Ciriello il contropiede ma spreca malamente il giocatore in maglia numero 9, si dispera poi nella ripresa, entra Kassler, il suo colpo di testa alto di pochissimo, poi la battuta da lontano di Reder, alza sopra la traversa Donno e salva ancora i suoi, poi gesto di stizza sul palo, poi non riesce la torsione ancora a Kassler che di testa manda fuori, poi guardate cosa va a prendere Donno, c'è questa mischia in area del Zotto da pochissimi passi, alza sopra la traversa Donno, è una parata che salva davvero il risultato, salva davvero il San Giovanni, una parata straordinaria quella del portiere, poi il calcio di punizione ha meno difficoltà questa volta Donno nel respingere, l'ultima occasione, fa festa il San Giovanni che conquista i tre punti in casa del San Luigi. Continua il nostro viaggio in questo lunedì in gol, saliremo fino in Lega Pro con immagini, rassegna stampa, analisi e rubriche. Restiamo però in promozione Girone B, come promesso c'è una raffica di immagini da proporvi. Eccole qua, San Giorgina Costalunga, Trieste che vince a Sistiana e la Juventina che vince a Ronchi. Le vittorie in trasferta di queste squadre che stanno in alto in classifica. Vediamo. Le immagini di Livio Gonna a testimoniare la vittoria nell'anticipo di sabato del Trieste Calcio in casa del Sistiana, prova a caricarsi il Sistiana ma non basterà, subito Trieste in avanti, c'è questa occasione, libera poi la difesa del Sistiana, lo fa solo per un attimo, poi definitivamente Vigliani, il calcio di punizione dal limite, la botta sotto la traversa, piega le mani di De Mattia e regala il vantaggio al Trieste Calcio, lo rivediamo, una botta tremenda nella ripresa, ancora Vigliani su punizione, la barriera, questa volta devia e mette in angolo, entra, c'è poi l'occasione, il destro di Lombardi fuori di pochissimo, resta anche in 10 il Sistiana, Capalbo già ammonito, incorre nel secondo giallo per questo fallo da Tergo, rosso per lui e Sistiana in inferiorità numerica, Sistiana che prova anche a farsi vedere, il destro in diagonale, si immola però il difensore del Sistiana, poi calcio di punizione di Male, devia in angolo, questa volta
De Mattia, contropiede ancora del Trieste, ancora con Lombardi che va via sulla destra, mette in mezzo, rischia l'autorete Basello, ma si salva però il portiere De Mattia perché la palla è alta, entra la Paine, viene servito sul filo del fuorigioco, scatta poi con il sinistro tutto solo appena dentro l'area, sigla il 2-0 e la rete che chiude definitivamente i conti e regala 3 punti al Trieste. È sfida playoff a San Giorgio di Nogaro, dove arriva il Costalunga, piacevole sorpresa di questo inizio stagione. San Giorgina che con una vittoria aggancerebbe proprio i triestini in maglia arancione in classifica, però comincia subito malissimo per la squadra di Scarel perché Steiner, un rapace dell'area di rigore, mette subito la palla in rete, raccoglie al meglio l'assist di Marco Del Moro, si trova tutto solo davanti a Dose e con l'esterno destro lo batte. Andiamo ora a rivederlo, il colpo tutto solo di Steiner, nulla può il portiere Dose, ex Gonars, e il vantaggio del Costalunga San Giorgina dall'altra parte che si affida al suo talento Kojanic, il destro, Zetto controlla che la palla esca, poi è ancora Steiner che si erge a protagonista, fa tutto bene, evita l'intervento di Geller, poi vede l'arrivo di Marjanovic, Alex tutto solo, Marjanovic che però spara addosso a Dose, poi sfuma l'occasione, sarebbe stato il colpo del KO, colpo del KO che invece arriva dall'altra parte perché Coppino sa fare quello che meglio gli riesce, riesce a fare gol girandosi, improvviso il calcio di punizione di Tardivo a trovare il compagno, si gira ed è un gioco da ragazzi per lui, battere Zetto è l'1-1, poi il calcio di punizione ancora di Kojanic, blocca a terra Zetto nella ripresa come nel primo tempo, parte subito bene il Costalunga, il cross dalla sinistra, Axia di testa da dentro l'area, colpisce e batte Dose, quasi incredulo nel vedere il pallone infilarsi in rete, è di nuovo vantaggio per il Costalunga, lo rivediamo, la sponda di Alex Marjanovic e Axia con il colpo di testa, Dose non prova nemmeno l'intervento, è il 2-1 del Costalunga, ancora Kojanic dall'altra parte, evita Marco Marjanovic, poi calcia addosso a Zetto che può controllare, Costalunga che riparte, Costalunga che si fa preferire, questa volta il tiro di Marjanovic parato da Dose, poi Marjanovic ancora assist, ancora per Axia, il pallonetto con Dose in uscita, è il 3-1, è il definitivo colpo del KO per la San Giorgina, Axia si regala la doppietta personale, lo rivediamo, in fila ancora la difesa della San Giorgina, non perfetta, non brillante, Marchi può solo guardare insieme a Dose che il pallone entri in rete, poi Alex Marjanovic ha nuovamente l'occasione per mettere in rete, però spara ancora una volta addosso a Dose, poi Steiner sulla ribattuta è ancora pronto il portiere a mettere in calcio d'angolo, dalla parte opposta c'è solo Kojanic in campo, il suo destro si distende Zetto e mette in calcio d'angolo, è però l'ultima occasione, non succederà più niente se non che il Costalunga esce da San Giorgio di Nogaro con i 3 punti e la vittoria. Due rappresentanti per una provincia, il campo è quello di Ronchi dei Legionari, la provincia è quella di Gorizia, è il derby isontino tra il Ronchi e la Juventina, uniche due rappresentanti della provincia appunto di Gorizia nel girone B di promozione. Il Ronchi schiera tra i pali con il numero 1 Moreno Palma, intanto prova subito a farci vedere, la palla è buona per Zampa, il tiro, c'è la grande parata subito del portiere Bon, dunque prima occasione subito per il Ronchi, continua a giocare la Juventina, lungo lancio viene a prendere la Sant, ottimo il suo tocco per Bardini, Bardini che fa tutto bene, libera al destro, mette in angolo, è stata la prima vera parata di Palma, intanto il lungo lancio esce però Bon anticipando con ottima scelta di tempo Michelini, Nicola Sepulcri che sta ancora cercando il miglior Bardini, intanto Lani, eccolo qui Bardini, nemmeno detto, Bardini con il sinistro, il palo a fermarlo, siamo stati quasi buoni profeti per Bardini, la grande occasione, il sinistro, c'è stato l'errore in fase di disimpegno del Ronchi che ce l'ha sul suo sinistro, sbaglia poi Racca che trattiene, attenzione, ha rischiato molto qui la Juventina, il palo però favorisce Gabrieli, Gabrieli che ha spazio davanti a sé, sebbene debba difilarsi, va al cross troppo lungo, arriva Michelini dall'altra parte, il sinistro diagonale, poi
Frattaruolo manca l'appuntamento con il pallone, ma solo per un istante Gabriele, poi può ripartire la Juventina, anzi no, perché Dragosalevic va a commettere un altro fallo e attenzione, è il secondo giallo rosso per Dragosalevic. Arriva il fischio ora di Burella, crediamo che metterà in mezzo il giocatore Zorzut che va alla battuta in questo momento lunga verso Bardini, buono il controllo, rientra sul sinistro, poi il tiro di Stabile e c'è la rete! Il vantaggio della Juventina al 13° minuto, Stabile, anche se forse c'è stata una deviazione sotto porta di Sante. Il giocatore, l'attaccante della Juventina, poi il fallo di Sarcinelli e c'è forse un altro calcio, un'altra ammunizione, scusate, è proprio così, arriva il cartellino rosso. Incredibile, rosso diretto a Sarcinelli, rilanciare di spazzare per Frattaruolo, molto veloce il giocatore in maglia numero 7, va al servizio per Lani dentro l'area di rigore, Lani libera al sinistro, fuori non di molto, poi va a mettere in mezzo Stradi con il colpo di testa, la palla resta lì, c'è il tiro, fuori di pochissimo il tiro di Frattaruolo, poi arriva Stradi che prova il grandestro. Ci prova però il Ronchi con Rebecchi che manda in avanti, buono Cunto, il suo sinistro cade anche a terra e buona la palla, resta lì la palla, ancora Lani che va con il sinistro, sfuma questa occasione, finisce con la vittoria dei biancorossi della Juventina che battono il Ronchi per 1-0. Che le leghista, allenatore del Ronchi, mister, quando siete rimasti in superiorità numerica avete preso il gol, forse bisognava stare più attenti, come sempre è più partite che dobbiamo stare attenti, invece regaliamo, purtroppo questo è il nostro momento, attacchiamo, abbiamo occasioni da gol, non facciamo gol e poi alla prima occasione lo prendiamo, infatti si vede dalla classifica e questo adesso è il nostro valore, è giusto che siamo lì anche. L'abbiamo sentita molto arrabbiata adesso a fine partita negli spogliatoi, cosa ha detto ai suoi? Non ho detto niente, spaccherei un po' lo spogliatoio, ma non lo faccio, è meglio farlo il martedì a mente fresca. La strada verso la salvezza qual è? Vediamo, non so, adesso lavoreremo avanti, stiamo lavorando bene, però la domenica facciamo ancora degli errori ingenui e vediamo, lavoriamo e vediamo. Che oggi era un po' difficile giocare, sia per entrambe le squadre, infatti la partita non è stata bella perché il campo non era perfetto e c'era un bel po' di aria. Comunque siamo stati bravi dopo aver segnato a stringere i denti e ad andare avanti in 10 fino a 5 minuti dalla fine, poi quando si è ristabilita la parità numerica e a riuscire a portare a casa un risultato importante. Oggi il gioco era meno importante del risultato, anche perché avevamo più di qualche giocatore acciaccato e ci siamo presentati effettivamente con qualche defiance di troppo, abbiamo perso anche Nardella dopo poco, quindi insomma sono contento di quello che è successo. È il momento quindi dei promossi e bozzati, benvenuto, ben ritrovato, Simone Fornasera. Buonasera, ciao, buonasera a tutti. Vai. Beh, partiamo dal girone A con i promossi, ovviamente il Bannia, perché dopo la vittoria nel derby, un buon punto, il primo, il secondo fuori casa dopo Flumignano, quindi forse segnale di ripresa, poi San Giovanni e Costalunga nel girone B, San Giovanni perché chi vince in casa della prima va comunque promosso, Costalunga, gran vittoria anche a livello di gioco sul campo della San Giorgina. Bocciati. Bocciati, beh, direi che il Brian nel girone A stenta, continua a fare fatica, un'altra sconfitta è arrivata, poi il sesto Bagnaia, perché adesso da tre domeniche fatica è come la squadra di Pizzolito a trovare continuità ed infine il Ronchi perché dopo la prima vittoria all'esordio in casa del Primorez poche gioie, un solo punto, quindi sta facendo fatica. Anche se meritava qualcosa di più. Meritava qualcosa di più, però i risultati in questo momento fanno sì che si debba bocciare. Simone Fornasiere, noi entriamo nel capitolo eccellenza, ti trattengo ancora un attimo con noi perché la notizia di oggi è l'esonero di Massimiliano Giatti dal Charlize Muzzane. Noi ne abbiamo parlato con Vincenzo Zannuta che ci racconta proprio come ha vissuto questo momento, ci spiega anche un po' quello che è il suo stato d'animo per questo Charlize Muzzane che non trova pace in eccellenza. Vediamo. Come arriva a questa decisione? Ma come tutte le decisioni di questo tipo arrivano con estrema sofferenza, perché alla fine un esonero è un naufragio di un obiettivo.
e quindi sicuramente sono momenti non felici della nostra società e momenti che vanno vissuti in maniera con sangue freddo e situazioni alla mano che possano portare dei benefici alla società. Cosa ha sbagliato secondo lei Giatti? Paga degli errori commessi in campagna acquisti, paga una squadra costruita non in maniera adeguata per gli obiettivi che ci eravamo posti, quindi sicuramente in questo momento lui forse è una delle cause che è una delle persone che ha meno causa per questo naufragio, però in questo momento, come in tutte le cose, in tutte le situazioni, paga, qualcuno deve pagare per poter riuscire a cambiare rotta la nave, no? Per poter riprendere in mano il timone della nave, per poter riuscire a raddrizzare una barca che si chiama oggi Charlie Smuzzane e che deve assolutamente riprendere a navigare, forse quest'anno, per permanere in categoria più che altro. E quindi questa è stata un po' una decisione molto sofferta, ma è stata la decisione che abbiamo preso. Quando voi avete finito la riunione dovremmo riuscire ad essere giunti anche alla decisione di chi sarà il nuovo mister. Ecco, Presidente, il profilo da come parla potrebbe essere un mister esperto, si fanno i nomi di Flaborea, di Vittore, anche Barel. Come le cose che si rispettano, ho voluto chiarire con Max Giatti, dopodiché mi sono messo alla ricerca e quindi appena stasera avrò i primi incontri. Sono nomi che sono sul piatto sicuramente e sicuramente cerchiamo un qualcosa che sia un po' un sergente di ferro per questa squadra che ha necessità di un manico forte. Chiaro. Presidente, posso chiedere un'ultima cosa? Le sue parole sono forti e ci dicono che le cause sono anche quindi del direttore sportivo. In questo caso cosa si sente di dire rispetto a questa figura? Non dico assolutamente niente. Io dico che in questa situazione abbiamo sbagliato tutti, perché la squadra l'abbiamo costruita tutti assieme. Mi assumo io tutte le responsabilità, come ho sempre fatto e come mia consuetudine, di aver sbagliato la squadra. Quindi oggi paga Max Giatti perché dovevamo invertire la rotta, ma gli errori sono stati fatti sulla rosa, su quello che abbiamo imbastito per un allenatore che necessitava di una rosa diversa. Quando finiscono le avventure a Carlino, che siano giocatori o allenatori, c'è un ritornello. Col presidente nessuno dice mi sono trovato male, Zanutta sarei rimasto sempre per Vincenzo Zanutta. E quindi perché poi le cose non funzionano a Carlino se il rapporto col presidente è sempre positivo? Sto cercando di capire anch'io dentro di me perché una società che dà tutto, perché quando uno viene a Carlino trova tutto, trova regolarità nei rimborsi, trova regolarità in quelle che sono le richieste di tutto e per tutto, perché da noi c'è materiale sportivo, didattico, quest'anno abbiamo fatto anche l'investimento sulla Tecker, abbiamo una Tecker in casa per farci la Tecker terapia, quindi veramente quando uno chiede gli viene dato tutto per mettersi nelle condizioni di poter fare solo ciò che gli compete, cioè l'allenatore, solo ciò che gli compete. Eppure non riesco a capire, non riesco a capacitarmi come in più di qualche situazione si arrivi a delle situazioni paradossali che probabilmente dà rivista a qualcosa nell'organizzazione della nostra società e sicuramente sarà oggetto di discussione all'interno delle prossime riunioni con i miei stretti dirigenti. Grazie a tutti e in bocca al lupo a Max per il suo prosieguo di carriera, che sicuramente sarà importante perché è veramente un bravo ragazzo, un bravo allenatore. Purtroppo è caduto in una tempesta e in questa tempesta non sono riuscito a tenerlo in sella alla nave. Sarà per la prossima avventura. Ecco, Simone Fornasiere, le parole di Vincenzo Zanutta, insomma, importanti, ha parlato di tante cose. Presidente vuole bene al Charlie Smuzzane, lo si capisce dalle sue parole, tante volte magari ha paura di prendere qualche decisione, non perché lui non sappia prenderle, ma perché ha paura di danneggiare la sua squadra, il suo giocattolo, il suo gioiellino. Ma come ha detto lui è una
No, non lo dice lui, è la verità, una persona, una gran persona, è forse troppo buono per il calcio? Assolutamente sì, questo volevo dire, che forse è troppo buono. Ha pagato Giatti perché in questo momento della stagione non può che pagare l'allenatore se le cose non vanno. Però io credo che, insomma, la squadra, come ha detto il presidente, non sia stata costruita proprio benissimo. Quindi, insomma, un Charlin Smuzzane che deve un po' ritrovarsi, deve essere rivisto un po' tutto. Insomma, deve, come ha detto lui, rivedrà l'organizzazione societaria, però stavolta davvero chiaro, più che l'allenatore, chi dovrebbe fare un esame di coscienza, diciamo, Maserati è sul banco degli imputati, credo. Assolutamente sì, ha pagato Giatti, ma credo che il vero imputato sia proprio il direttore sportivo. Grazie Simone Fornasiere, ci vediamo nei prossimi giorni. Domenica naturalmente, noi continuiamo, abbiamo appena accennato l'eccellenza, dopo la pubblicità andiamo con le immagini. Abbiamo parlato di eccellenza già insieme a Simone Fornasiere con la lunga intervista di Vincenzo Zanutta. Noi continuiamo intanto riepilogando il quadro con i risultati della classifica dell'eccellenza in questa ottava giornata, e partiamo con un po' di immagini. Dobbiamo anche proprio vedere poi nel dettaglio con il servizio la sconfitta del Charlins 2-0 col Flaibano, il Kras batte l'ISM 2-1, Lumignaco Gemonese 2-0, Rivignano Manzanese 3-1, Tricesimo batte San Vitese 1-0, Tolmezzo Vesna 0-0, Tor Viscosa Chions 1-1, Virtus Corno Cordenons vince il Cordenons 1-0. La classifica quindi: in testa c'è Lumignaco in fuga, la squadra di Cortiura 22 punti più 6 dal Cordenons, seconda in classifica. Domenica c'è la sfida Cordenons-Lumignaco, poi Tor Viscosa 16, Gemonese 14, Vesna e Kras San Vitese 12, Tricesimo Rivignano Chions 11, Flaibano 10, Charlin Smuzzane 8, Virtus Corno 7, Tolmezzo 6, ISM e Manzanese 4 punti. Questa è la classifica, adesso in rassegna stampa vi proponiamo il piccolo che dice Kras torna alla vittoria, l'ISM non si arrende mai, è un ISM che lotta, un ISM che tra parentesi ringrazio Antonio San Giovanni, ci ha recapitato le immagini girate dal Kras, continuano le collaborazioni di queste società sempre puntuali e precise, attente, e un ISM che non molla, ma vince il Kras che ritorna alla vittoria dopo la sconfitta con Charlin Smuzzane, il Charlin Smuzzane invece che torna alla sconfitta e, come sappiamo, è costato l'esonero a Giatti. Vediamo allora Kras ISM e la sfida di Flaibano. Le immagini girate dal Kras ci portano a Rupi in grande per la vittoria della squadra di Zlogara. 12° il vantaggio, conclude Maio col sinistro, respinta di Furios, ma lì ben appostato c'è Paor per il gol dell'1-0. Del Kras. Si prova Markic con un bel calcio di punizione dalla distanza, pallone fuori. Attacca nella ripresa il Kras, trova il 2-0 con Smrtnik, l'assist di Maio e poi il numero 9 sotto porta batte Furios 2-0. E il Kras potrebbe trovare anche il Tris. Petracci sulla destra, l'affondo, palla al centro, il colpo di testa di Stancic, parata superba di Furios che riflesso mette in angolo. Poi però Gianosi rischia l'autogol, il palo salva l'ISM e ancora tanto Kras che sbaglia sempre sulla stessa azione con Petracci, potrebbe trovare il 3-0 e invece arriva il 2-1 dell'ISM Gradisca su calcio di rigore. Sigla Markic, accorcia le distanze ma non basterà perché alla fine il risultato non cambia, vince il Kras che ritrova 3 punti preziosi. Grazie alle immagini di Carla Malijan del Flaibano andiamo a vedere la vittoria della squadra in maglia giallo-nera di mister Max Rossi, che continua a fare bene in casa dove ha ottenuto tutti i suoi punti quest'oggi. La vittima è il Charlin Smuzzane, una sconfitta che costerà cara all'allenatore Max Giatti. Ci prova subito Bivi, questo suo tiro cross alto sopra la traversa non impensierisce del mestre, ancora Flaibano in avanti, ancora Bivi che fa tutto da solo, il suo sinistro blocca a terra il portiere ex Lumignaco, dalla parte opposta il Charlin Smuzzane in avanti con
Piccolotto che fa tutto bene, poi perde palla, ma guardate come si chiude l'azione. Paludetto, il suo destro giro, non è fortunato, il Charlie Smuzzane la traversa, dice di no al giocatore in maglia numero 10, poi ancora in avanti con Fabbro, il Charlie Smuzzane, il suo diagonale, controlla a terra Cicutti dalla parte opposta, Varutti che serve quasi involontariamente il suo compagno Pinzano, il suo destro bloccato a terra, ripresa che inizia malissimo per il Charlie Smuzzane, Bivi serve così Rebustini che viene atterrato da Folla, non ha dubbi Djurjevic che indica il dischetto, è il calcio di rigore in favore del Flaibano, lo rivediamo, l'atterramento netto di Folla, va a terra Rebustini, va sul dischetto Vit che con il sinistro spiazza nettamente del Mestre e regala il vantaggio al Flaibano, 1-0 dopo pochissimi istanti della ripresa, dunque Charlie Smuzzane sotto, andiamo a rivedere il rigore, la trasformazione perfetta del giocatore in maglia numero 4, del Mestre va da una parte, la palla dall'altra per il vantaggio, ancora in avanti il Flaibano, il destro di Pinzano blocca a terra ancora del Mestre, poi Moras da calcio di punizione, palla alta sopra la traversa, ancora Bivi in avanti, il servizio per Varutti, Varutti tutto solo, mette anche in rete ma è alta la bandierina, tutto da rifare, è fuori gioco Charlie Smuzzane, Fabbro decide di prenderlo in mano lui, il suo destro questa volta Cicutti con i piedi respinge, ma dall'altra parte guardate cosa combina ancora Folla, decide di fermare così il giocatore del Flaibano lanciato verso la rete, ovvero Bivi, arriva il secondo giallo, il conseguente cartellino rosso, Charlie Smuzzane sotto di un gol, sotto anche di un uomo, cartellino rosso, Folla va negli spogliatoi, è un'espulsione che costa carissima perché Varutti subito dopo arriva tutto solo davanti a Del Mestre e lo batte con il destro, non può sbagliare l'ex Rivignano che poi va a raccogliere l'abbraccio del suo compagno Bivi, lo rivediamo, il destro cinico di Varutti che mette in rete, poi va ad inginocchiarsi per esultare, ma in ginocchio dopo questa partita è ancora di più il Charlie Smuzzane. Abbiamo aperto la trasmissione ricordando insomma questa giornata, questo fine settimana dedicato alla festa di ogni santo, insomma ricordando anche come Telefriuli sia presente sul territorio con la domenica, con il campanile, ma poi con le immagini del calcio dilettanti. Siamo tra la gente, torniamo a Rivignano, però sul campo, in questo caso non in piazza come nel caso di Daniele Paroni, e vediamo le immagini, vediamo Tomada che riesce a portare punti pesanti ai nerazzurri contro la sua ex squadra manzanese, Manzanese che invece è in crisi, 3-1 finisce questa gara, vediamo. Le immagini di Gabriele Driussi a testimoniare la vittoria importantissima in chiave salvezza del Rivignano nel giorno della festa paesana, arrivano anche i tre punti contro la Manzanese, Manzanese con Ciroi tra i pali che prova ad avventurarsi in un dribbling fuori area, poi riesce comunque a liberare dalla parte opposta Romanelli, il destro a giro fuori di pochissimo, Gorgato guarda che la palla esca, così come dall'altra parte fa Ciroi sulla palombella improvvisa di Gonano, poi Manzanese che trova il vantaggio al limite dell'area, palla per Cipracca al suo destro, c'è anche una deviazione, Gorgato è battuto, Cipracca si conferma uomo più importante di questa Manzanese, ancora lui a trovare la rete, il vantaggio per la squadra in maglia arancione, in avanti di nuovo il Rivignano sulla sinistra, Pinzin alta la sua conclusione, si dispera il Tomada che prende a calci anche il palo nella ripresa, subito il pareggio di Tomada, il cross della destra, ci scusiamo, le immagini non sono chiarissime, però il colpo di testa proprio dell'ex Andrea Tomada che sigla il pareggio, poi il tentativo di pallonetto da lontanissimo, alto di pochissimo di Lius della Pietà, non avrebbe potuto arrivarci Gorgato, poi ancora Rivignano in avanti ed è il 2-1 questa volta di Pinzin che batte Ciroi, il suo destro in diagonale è la rete del 3-1, poi arriva anche il calcio di rigore in favore del Rivignano, lo vediamo netto l'atterramento ai danni di Tomada, lo stesso Tomada va dal dischetto e batte Ciroi, è il risultato finale. Non ci sono stati gol a Tolmezzo, 0-0 il risultato, poche le occasioni, giusto così, un punticino che forse serve più al Vese in trasferta, anche se non riesce a trovare il passo fuori casa Sandrin, serve poco al Tolmezzo di Damiani, invece il tricesimo fulmina la San Vitese, come dice il Messaggero Veneto,
vittoria pesante per il tricesimo che va a, posizionarsi nella metà della classifica. Poi però naturalmente in eccellenza, al di là di quello che sta succedendo lì nel mezzo, dove squadre si rubano, una settimana i riflettori sono da una parte, una settimana dall'altra, insomma il campionato altalenante e equilibrato che c'è lì in mezzo, invece i riflettori, lo sappiamo, ci sono sempre a Lumignacco, perché c'è la fuga del Lumignacco, come dice il Gazzettino, nel suo punto dedicato all'eccellenza. Chi prova a rincorrerlo? Il Tor Viscosa, da un certo punto di vista, anche ieri è stato fermato dal Chionz in vantaggio con Verrillo, il Chionz, e poi è arrivato il pareggio sotto porta la rete del Forno. Dopo questa palla, dopo questo calcio di punizione, ci ha pensato dal Forno a pareggiare i conti per il Tor Viscosa. Quindi il Tor Viscosa può provarci. Sicuramente il Cordenons, che ha battuto la Virtus, anche se quel gol è stato un po' viziato, lo vedremo nelle immagini, da un fallo di mano. E ci avviciniamo alla super sfida Cordenons Lumignacco, quindi adesso noi intanto vi facciamo vedere Virtus Cordenons e proprio Lumignacco Gemonese. Grazie alle immagini di Gianni Villani della Virtus Corno andiamo a vedere il successo del Cordenons proprio sul campo di Corno di Rosazzo. Cordenons in maglia granata, Virtus Corno tradizionale bianco-blu, Virtus Corno che chiede subito un calcio di rigore, fa giocare però Marseglia di Milano. Lo rivediamo l'intervento di Erodi, cade a terra il giocatore maglia numero 11 Mosanghini, tutto regolare per il direttore di gara, ancora Virtus Corno con Alessandro Osso Armellino, di finte, poi mette in mezzo il tocco all'indietro di Russo, rischia l'autogol ma si salva. Posocco, poi ancora Posocco che riesce a bloccare a terra, poi Shan fa vedere di essere presente, va al servizio per il compagno Sessolo, il tiro para Caucic a terra, ancora Cordenons questa volta dal limite dell'area, prova la botta, Zusso alta sopra la traversa, una buona occasione, si dispera il giocatore in maglia numero 8, ancora Erodi, serie di finte, va lui con il sinistro, deve mettere in angolo Caucic, con qualche difficoltà comunque riesce a sventare dall'altra parte il calcio di punizione di Andrea Osso Armellino, alza sopra la traversa Posocco, nella ripresa arriva il vantaggio del Cordenons, Shan il primo tiro, respinge Caucic, il primo ad avventarsi sul pallone è Ametai che forse tocca anche con un braccio ma poi spinge in rete, lo rivediamo, ci sono le proteste dei giocatori della Virtus Corno ma Marseglia dice che è tutto regolare, è il vantaggio del Cordenons a Corno di Rosazzo, Virtus Corno che prova a reagire, vuole reagire, la palla buona questa volta ce l'ha sul piede Mosanghini, il suo destro respinto da Posocco, poi Shan. Guardate cosa fa, 1, 2, 3 avversari superati, supera anche il quarto, però non supera Caucic che con i piedi respinge Alessandro Sormellino, il servizio, il tiro fuori deviato dal portiere Posocco, poi Alessandro Osso, serie di finte, va con il destro che non è il suo piede, si vede perché la palla esce sul fondo con Posocco che può controllare, è l'ultima occasione, fa festa il Cordenons che vince a Corno e attende domenica la capolista Lumignacco sul suo campo. Non conosce ostacoli il Lumignacco di Pino Cortiula che non solo si mantiene in vetta ma allunga dopo il pareggio del Tor Viscosa, 6 i punti ora di vantaggio per il Lumignacco, Vukelic ci prova subito lui da punizione però Tusini controlla anche tocchetto dall'altra parte, il suo destro fuori senza impensierire Peressini, poi il calcio di punizione dalla destra di Kalin, il colpo di testa arriva Skubla ma mette fuori da buona posizione, era una buona occasione, ha qualcosa da dire anche Cortiula al direttore di gara, nella ripresa sbaglia subito questa buona occasione con Cantarutti, il Lumignacco termina così il primo tempo, nella ripresa la Gemonese che capitolerà per due volte, il tiro di Bozic, Dusini va a deviare in calcio d'angolo, poi Peressini la grande risposta sul destro di Kalin a salvare il risultato, a salvarlo ed essere decisivo perché subito dopo Mini appena entrato mette in mezzo Otti con il sinistro, si
va in torsione perfetta e manda la palla dove Tusini non può arrivare, regala ad un quarto d'ora dalla fine il vantaggio alla capolista al Lumignaco, esultano i giocatori in maglia bianca che poi nel finale ci provano ancora, poi Peressini vede questa punizione sfilare di poco sul fondo, poi Mini va a chiudere i conti, l'assist è perfetto di Otti, a porta completamente vuota, non può che realizzare il giocatore ex Prata, è la rete che chiude definitivamente i conti, vanno ad abbracciarlo tutti i suoi compagni, poi non ci saranno più occasioni, finisce così, il Lumignaco continua a vincere, batte anche la Gemonese per 2-0. Il top 11 di Antonino De Blasi per l'eccellenza, abbiamo scelto il 3-4-3, Posocco però in porta del Cordenons, Guobadia del Lumignaco, Candussio della San Vitese e Pahor del Kras in difesa, il centrocampo con Granit Olluri, classe 96 del Tricesimo, Vit sempre 96 del Flaibano, Bosicic del Vesna, Dal Forno 97 del Torviscosa, per finire l'attacco Mini del Lumignaco, Tomada del Rivignano e Varutti del Flaibano. È l'ultima parte del nostro lunedì in gol, parliamo di Serie D, lo faremo anche fra poco con altre dichiarazioni, con Pontrelli che racconta un po' la sua voglia di scappare ormai da Trieste. Andiamo con ordine, guardiamo cosa è successo, i risultati con le regionali appunto che si confermano in difficoltà, l'Unione Triestina schiacciata da 4 gol, un pareggino per la Sacilese 1-1 con l'Este che aiuta però la Triestina, appunto l'Unione Triestina 2012 sconfitta 4-2 dal Montebelluna, il Fontana Fredda vince con Monfalcone 2-0, Luparense Tamai 2-2, Tamai rimontato ma comunque si conferma squadra invece col sorriso dell'Interregionale, il Piccolo dice la partita della verità boccia l'UFM. Eh sì, purtroppo è così, Fontana Fredda, UFM, Unione Fincantieri, Monfalcone, mentre possiamo rientrare con la classifica, siamo andati già in rassegna stampa, la classifica, la partita della verità boccia l'UFM, ma anche la classifica la boccia purtroppo, come boccia più di qualche squadra, lo vedete in Serie D, l'Unione a 12, Sacilese 7, UFM 4, sale il Fontana Fredda a 13 e poi come detto c'è il Tamai. Andiamo con il servizio dal Boito di Monfalcone. Le immagini di Fabrizio Recca ci portano al Boito di Monfalcone, a causa di un problema tecnico non possiamo proporre la sintesi di questa gara, ma ecco i gol, passa in vantaggio il Fontana Fredda con la rete di Alcantara, scontro tra Contento e un suo difensore, il portiere comunque non subirà conseguenze, nessun infortunio per lui. Il gol però purtroppo subito dall'UFM è pesantissimo, nella ripresa su calcio di rigore il 2-0 del Fontana Fredda segna l'ex Tonizzo e quindi crisi ancora per l'UFM, Brugnolo si interroga sul futuro, esce dalla crisi il Fontana Fredda di De Pieri. E siamo in chiusura con Marco Agrusti e suoi pro e contro sul Pordenone. Ciao Marco. Ciao Massimo, ciao a tutti. Ecco, pro e contro sul Pordenone oggi cambiamo un po' perché c'è un solo contro ovviamente. Si parla di una vittoria 3-0 contro quella che era la prima in classifica e quindi modifichiamo leggermente la rubrica. Ci siamo affidati a Sergio Pinzin, ex direttore sportivo del Pordenone che era presente allo stadio, è venuto a vedersi la partita sabato sera. Ecco, primo pro che ci ha detto Sergio Pinzin è l'identità del Pordenone, lui ha detto il Pordenone in genere, poi però si è spiegato l'identità, ecco questa squadra non ha paura di niente e soprattutto ha capito di avere un DNA, il DNA del Pordenone è quello di giocare, di provare a imporre sempre il suo gioco, lo ha fatto in trasferta, in casa, contro le grandi, contro le piccole, ecco così nascono le grandi squadre, ci ha detto ovviamente Pinzin. Il secondo pro
che l'ex direttore sportivo del Pordenone ha voluto mettere in luce sono due in realtà, perché sono Buratto e Berardi. Buratto è un suo pupillo, l'aveva portato a Pordenone ancora nell'anno della Serie D. Ecco, sono i due giovani che hanno giocato a centrocampo. Il Pordenone era in emergenza, ha dovuto arretrare Pasa, mancava Mandorlini, allora ha schierato a centrocampo Berardi e Buratto. Ecco, hanno fatto una grande partita, anche loro con pochi minuti nelle gambe, con poca abitudine al campo dal primo minuto. Questo sintomo appunto di una squadra che va e che va alla grande. Il pubblico appunto, l'unico neo secondo Pinzin, chiariamo, non è il pubblico per come si è comportato durante la partita, è la quantità di pubblico. C'erano 1000 persone, è vero, il Pordenone si è stabilizzato sulle 1000 persone dopo le 500 circa di media che aveva in Serie D, e questo è un gran risultato perché ha praticamente raddoppiato. Però diceva Pinzin, questa squadra meriterebbe altre 500 persone almeno, quindi meriterebbe un Bottecchia molto più pieno. Su questo dovrà lavorare il Pordenone. E a proposito di pubblico, è un Pordenone da B, si comincia a sussurrare, e allora noi giochiamo un po' su questo concetto, Marco? Ecco, sì, inizia a serpeggiare questa voce, ecco, a Pordenone, al Bottecchia. C'è chi parla di una campagna acquisti, di rafforzamento a gennaio per poter provare l'impensabile. Ecco, allora noi lanciamo il sondaggio, lo potrete trovare fra poco, tempo di farlo, sulla pagina di A Tutto Campo su Facebook. Potete rispondere: Pordenone da Serie B o è troppo presto? Si può sognare di avere una squadra in Serie A e una in Serie B qui in regione? Ve lo chiediamo. Intanto c'è una squadra che ha militato per anni in queste categorie che stai nominando, è la Triestina. Il presidente Pontrelli ieri ha parlato così. Ringraziamo sporttest.it che ci ha concesso di riprendere dal suo sito queste dichiarazioni di Pontrelli della Unione Triestina 2012. Ormai lui lascia, sentiamo cosa dice. Marco Pontrelli non fa più parte adesso di questo progetto, ma non da oggi, già da alcuni mesi ho detto che io vorrei lasciare. So che ormai non posso fare una guerra contro una città che è abbastanza avversa sul mio nome e cognome, forse perché sono scomodo, molto scomodo. Quindi io non vorrei andare oltre, vorrei depositare i miei armamenti e vorrei trovare un futuro roseo per la Triestina. Perché Marco Pontrelli questa sera rifiuta anche qualsiasi euro di buona uscita. Però voglio vedere il futuro della Triestina, voglio vedere questi signori che vengono davanti a telecamere e dicono: noi facciamo il futuro della Triestina, queste sono le garanzie. E io sono disposto già da stasera a fare firme, ma se questo non succede, ahimè, perché io non sono più disposto a combattere per questa storia che non ha senso. Non ci sta più costo per la Triestina, sto dichiarando gratis. Noi abbiamo perso 700.000 euro per questo scherzo. E poi devo ascoltare sia tifoserie, sia giocatori, che chi ama la maglia, chi ama un marchio. Queste le parole, l'opinione di Marco Agrusti, insomma, per chiudere questo lungo lunedì in gol pieno di argomenti. Ma Pontrelli ha parlato di ostilità da parte della città e dei tifosi, ha parlato di bene della Triestina, di un progetto futuro, di chi verrà, ma l'ostilità dei tifosi deriva proprio dal fatto che non si è capito il progetto di Pontrelli, non si è capito dove stesse andando la Triestina. Ha sparato cifre importanti poi, effettivamente, questa è un'emorragia, questa è una vera emorragia. Lui dice che lascia, bisogna vedere chi troverà a questo punto, perché io fossi un imprenditore in questo momento non so quanta voglia avrei di andare a prendermi la Triestina. Dalla magia del Pordenone, insomma, chiudiamo con quello che è un incubo e al momento non sembra svegliarsi Trieste, no? No, non credo si sveglierà a breve, purtroppo. Io non ti auguro buonanotte, ti dico buona serata allora, Marco Agrusti. E buona serata a te e anche a tutti i nostri ascoltatori. Assolutamente, ci vediamo giovedì alle 19.45 con una puntata speciale. Attenzione, giovedì 19.45. Ciao!